Oggi come prima lezione di questo corso per aspiranti baristi facciamo, diciamo, il primo approccio con la macchina del caffè. Siamo qui in compagnia di due allievi. Antonio. Veronica. Allora, vi spiegherò, diciamo, la base per come si prepara il caffè. Esistono le 5 M che vanno rispettate per fare un buon caffè napoletano. La prima M è la miscela, che noi preferiamo una miscela napoletana. La seconda M è il macinino o macinadose, che è questa macchinetta qui che serve appunto per macinare la giusta quantità di caffè. Con due scatti si macina circa tra i 14 e i 16 grammi di caffè, che sono per l'equivalente di due tazzine. La terza M è la macchina. Questa è una macchina a pressione con le leve per fare un caffè di qualità superiore. La quarta M, che poi è la più importante, è il macchinista o la mano dell'operatore. Qui con noi c'è il signor Lello Rocchetti, macchinista storico del Gran Caffè Cambrinus, ideatore anche del famoso caffè Babà, che poi vi faremo assaggiare quando ci venite a trovare a Gran Caffè Cambrinus. E infine l'ultima M, che poi è anche importante, è la manutenzione e la pulizia della macchina e di tutti gli attrezzi che servono per preparare un buon caffè. Per realizzare un espresso napoletano, in primo luogo bisogna pulire il braccetto scaricando la posa esausta nel contenitore dell'umido, dopodiché si carica il braccetto con due scatti, si inserisce il tutto nella macchina a pressione, si posano due tazzine sulla griglia, si alza la leva che è stata caricata e come vedete incomincia a uscire il caffè espresso napoletano. Il tempo giusto di durata di erogazione del caffè è circa 30 secondi. Ricordiamo che le tazzine devono essere calde perché il caffè è una bevanda che ha una struttura molto, diciamo, che può cambiare e pertanto se la tazzina è calda anche il caffè ne avrà un beneficio nella realizzazione. Dopodiché il caffè può essere preparato in vari modi, può essere schiumato con il latte, può essere macchiato, può essere addirittura strapazzato con un'aggiunta di cremina di zucchero e cacao, che poi il macchinista stesso, in questo caso il signor Rocchetti, girando con forza all'interno della tazzina il cucchiaino, potrà appunto realizzare il famoso caffè strapazzato. Adesso invece sta facendo bollire l'acqua con la lancetta per realizzare un cappuccino. In questo caso il cliente ha chiesto un cappuccino alla melange, che è un cappuccino classico, però va servito in un bicchiere old fashion dove prima è stato versato la cremina di zucchero, cacao. Adesso, come vedete, il macchinista sta versando lentamente il latte, creando al di sotto il liquido del latte, al di sopra la schiuma di latte. In questo caso il macchinista ci ha onorato di una bellissima decorazione a forma di cuoricino per dare un augurio a questi ragazzi, a questi 14 ragazzi che dovranno fare questo corso per diventare baristi esperti. Associazione Espresso Napoletano e il Gran Caffè Cambrinus di Napoli. In attesa di vederci venerdì con la troupe giapponese per far vedere anche ai giapponesi come si realizza il caffè napoletano, un saluto da Veronica, Antonio e il maestro Lello Rocchetti. Un saluto anche da Michele Sergio del Gran Caffè Cambrinus.